Nei primi 4 mesi di quest'anno il governo Meloni ha speso solo uno dei 32 miliardi che vanno spesi entro il 2023. Quindi invece di perdere tempo a punire la Corte dei Conti perché ne evidenzia i ritardi, si mettessero a lavorare giorno e notte per spendere i 209 miliardi portati da Conte per scuola, infrastrutture, asili nido. Oggi porterete avanti l'opposizione all'interno dell'Aula, farete qualcosa per contrastare questa ennesima fiducia? Ovviamente sì, faremo tutto il possibile dal punto di vista parlamentare, proprio perché questo è un provvedimento punitivo verso chi ha avuto ovviamente la forza, come la Corte dei Conti, di evidenziare i ritardi di questo governo sul PNRR. Quindi si mettessero a lavorare invece di passare i provvedimenti per punire chi ne evidenzia le inefficienze di questo governo. La decisione di Rocca di revocare il Gay Pride, cioè Roma, e non dare il patrocinio, diciamo, per la manifestazione. Penosa, lo definisce. Aspetta, lo definisce come ideologia, perché i motivi che ha usato, le motivazioni che ha usato sono assolutamente indegne. Quello che lui sta facendo è semplicemente dimostrare quello che noi sapevamo, ovvero pregiudizi ideologici verso le comunità LGBT. Secondo lei è arrivata una chiamata dall'alto? No, è proprio lui che è così, è il problema. Grazie ragazzi.